Macchina ha completato la curva di sinistra, adesso entra nella retta delle tribune, va gradualmente in accelerazione. Lo stacco. Salinas G attaccata da Sentimento Ok, poi ripiega Simpati Trio, ancora Sogno d'Asolo e Sassari. Sentimento in vantaggio, 13,7 per i primi 200 metri, davanti a Salinas G, poi Simpati, Sogno che ha chiuso favorito con quota dei 2,09 e infine Sassari. Quarto finale in 29, quelli che completano la prima curva in fila indiana, Sentimento, Salinas, Simpati, quindi Sogno d'Asolo e Sassari. 45,7 sul mio cronometro per i primi 600 metri con 16,7 di terza frazione. E adesso il passaggio a metà gara in 1,1,5. Si è preso un quarto molto, di molto comodo Sentimento Ok. E adesso si va al passaggio del primo chilometro. 1000 iniziali in 1,16,3. Sentimento che ha ripreso a pedalare. 14,8 la frazione dagli 800 ai 1000 iniziali. Sentimento in vantaggio davanti a Salinas G, mancano 400 metri al termine, un paletto in 14,3 per Sentimento che è inseguita da Salinas, poi Simpati Trio che si affaccia, ancora Sogno d'Asolo e Sassari. Sentimento ok in chiara evidenza, Sentimento, poi Salinas, Sentimento in chiara evidenza, e non poteva essere altrimenti. Sentimento vince netto davanti a Salinas, terzo posto per Simpati e quarto per Sassari, che relega all'ultimo posto un Sogno d'Asolo che non ha saputo confermare quanto di bello mostrato all'ultima uscita. 1,59,1 sul mio cronometro, la media intorno a 1,14,5, forse un decimo in più. Il successo per Sentimento Ok e Lucio Becchetti. Il training sempre di Lucio Becchetti, i colori del signor Luigi Colasanti, la quota al totalizzatore 2,42.